In studio Marco Scavino. Ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare della bomba Macconi, l'abbiamo definita così, è quello che si prospetta come il reale disastro ambientale del nostro territorio ibleo Marina di Acate. Infatti la spiaggia di Macconi è pienissima di rifiuti di ogni tipo, anche fitofarmaci. Se ne è occupata per noi Giada Giaquinta, che ha contattato anche il deputato Stefania Campo, che si è spesa in passato per questa spiaggia, fece anche un videomessaggio e un reportage. Abbiamo chiesto a lei che cosa è avvenuto invece a Palermo, che cosa è successo nelle aule, perché non si parla più di Macconi, ma la situazione lì però intanto non cambia. Una bomba ecologica, è così che la deputata regionale Stefania Campo del Movimento 5 Stelle ha definito il disastro ambientale della spiaggia di Macconi in territorio di Acate. Lo scorso settembre la deputata si era recata sul posto e aveva creato un video denuncia in cui evidenziava lo stato della frazione di Acate. Con la spiaggia dei Macconi praticamente dalla regione Sicilia non abbiamo avuto nessuna risposta, silenzio totale, sono passati già 15 mesi e non c'è stata nessuna risposta ai nostri gridi d'allarme. Avevamo girato un video di denuncia, presentato interrogazioni, mozioni e ancora un disegno di legge che permetteva di rottamare tutte le serre lungo la fascia trasformata, che ricordo che sono 20 chilometri da Marina di Acate a Scoglitti, affinché si potessero creare anche degli elementi di permeabilità per ricostituire un po' di legalità e di controllo in quella zona. Ecco, purtroppo il nulla. E ovviamente abbiamo interessato il nostro ministero, il ministro Costa, siamo andati a parlare con lui e stiamo tentando una strada ancora più forte, ancora più risolutiva. Chiederemo al ministro di istituire un altro SIN, un quinto SIN in Sicilia, perché Macconi non ha nulla di meno di tutti gli altri siti altamente inquinati che abbiamo in Sicilia, come Gela, Priolo o Milazzo. Il 23 aprile rincontreremo il ministro e faremo nuovamente questa proposta. Oltre a questo, se non sarà possibile, chiederemo l'allargamento del SIN di Gela, perché comunque anche tutto l'inquinamento che arriva da Gela va ad incidere anche sulla foce del Dirillo e nella spiaggia dei Macconi, quindi ci sono tutti i presupposti per creare una zona che sia di interesse nazionale, dove finalmente il Ministero possa intervenire e mettere seriamente mano ad una questione ambientale che è diventata grandissima. E cambiamo argomento, parliamo di Forza Italia, perché perde pezzi il partito di Berlusconi, esponenti di spicco, tra cui il sindaco Pogliese a Catania. È un momento decisamente storico e difficile quello che sta vivendo Forza Italia. Il partito di Berlusconi, dopo le defezioni nazionali, anche in Sicilia perde alcuni dei suoi pezzi più importanti, che sono entrati in rotta di collisione con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. La causa anche le prossime elezioni europee, che non avranno nessun candidato che sia espresso nella Sicilia orientale. A lasciare il partito sono stati ieri il vice coordinatore regionale Basilio Catanoso e il coordinatore provinciale di Catania Salvo Pogliese. Entrambi lamentano l'inadeguatezza della guida politica del partito in Sicilia. Ma devo dire che il problema Forza Italia non è solo il ragionamento Sicilia-Miccichè, il ragionamento di una nave senza nocchiero, un gruppo dirigente che secondo me non risponde più a quelle che sono le esigenze del territorio e della propria base, dei propri elettori. Quindi noi qui abbiamo vissuto una situazione di difficoltà che, come ha detto bene, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è quella delle elezioni europee. Quale sarà il futuro, Miccichè, tra virgolette, verrà messo nell'angolo? Ah no, questo io non lo so più, perché noi uscendo non abbiamo rivendicazioni da fare sulla gestione del partito. Ci sono state fatte tante proposte, devo dire, dalla direzione di Forza Italia, molto affettuosamente anche dal presidente Berlusconi, che resta un personaggio di alto livello per questo paese, una persona che ha dimostrato fino all'ultimo di mettersi a disposizione del paese. Dicevo, il problema non è il suo, non so cosa farà
cosa farà Forza Italia. Non credo che faccia niente, sinceramente. Abbiamo aspettato e sperato che succedesse qualcosa, sempre legati ai nostri principi. La gente cosa ne pensa? Gran parte dell'elettorato siciliano, ma anche italiano, è un elettorato di centrodestra e vuole che si sia chiari, vuole chiarezza, vuole rispondenza tra i programmi e le cose che vanno fatte. Noi abbiamo sempre tenuto questa linea, questa terremo, e quindi ritengo che la gente comprenderà. La cronaca adesso, parliamo dell'incidente stradale che si è registrato ieri, un incidente che ha avuto anche ripercussioni sul mondo della critica in riferimento alla giustizia. Perché? Perché ieri è morto infatti Mario Campailla, 57enne di Comiso, è stato ritenuto essere capoclan, su di lui c'era la misura degli arresti domiciliari, dure critiche sul perché lui fosse lì su quella strada, dato che era agli arresti domiciliari. Bene, l'uomo era destinatario di una misura che prevedeva oltretutto l'autorizzazione al lavoro, quindi in quel momento Mario Campailla stava tornando regolarmente da lavoro, era tutto a posto, non c'è più da seguire la pista secondo gli inquirenti in riferimento al coinvolgimento di terze persone, perché secondo anche il testimone chiave, ritenuto il testimone chiave di questa vicenda, l'uomo autonomamente è andato fuori strada. È morto per il trauma riportato a seguito dell'urto con il guardrail. Era senza casco e la forza dell'urto sulla lamiera non gli ha dato scampo. Ne è convinta la Polizia Provinciale di Ragusa, che conferma essere più accreditata la pista dell'incidente autonomo per Mario Campailla, 57 anni, di Comiso, deceduto mentre era alla guida del suo scooter sulla Comiso Santa Croce Camerina. L'ispezione cadaverica ha accertato, fanno sapere dalla polizia, che i traumi e le ferite sono tutte riconducibili all'area del cranio, compromesso appunto dall'urto con la barriera. Probabilmente un malore ha portato il 57enne a perdere il controllo del mezzo. La salma è stata restituita alla sua famiglia ieri sera per le esequie che si terranno nella chiesa di San Biagio sabato pomeriggio alle 16.30. La notizia della morte del 57enne comisano ha scosso molto nella giornata di ieri, in quanto Mario Campailla è stato ritenuto essere punto di riferimento della malavita iblea, un pluripregiudicato che ha risposto in tribunale anche di estorsione e di altri reati che lo hanno visto anche affiliato al mondo della mafia, tanto da farlo ritenere un capo di sodalizi criminali. Ieri però Campailla stava tornando da lavoro onesto, sì, era ai domiciliari, ma era autorizzato a lavorare in un'azienda agricola di Vittoria, tornava proprio dal comune Ipparino e la sua corsa è terminata in un guardrail della Santa Croce Comiso, così come sottolinea anche la polizia provinciale. Abbiamo raccolto anche la testimonianza di un conducente di veicolo che veniva nel senso opposto e ha notato questa moto che all'improvviso ha perduto l'assetto originario, quindi di marcia, ed è andato contro il guardrail opposto, dove poi c'è stato l'impatto e con esito purtroppo mortale, anche perché il soggetto, da quello che ancora sono i primi rilievi, sembrerebbe che non indossasse il casco. Seguiamo tutte le piste possibili, soprattutto come in casi come questo, però al momento non abbiamo riscontri che possano evidenziare una situazione diversa dall'incidente autonomo. E il fatto che ieri i familiari dicessero l'hanno ammazzato è stato solo l'impeto del momento? Beh, per noi in questo momento, ripeto, sono certo reazioni che i familiari o altre persone che lì si trovavano hanno, frasi che hanno proferito, però questo non cambia nulla, rispetto a quello che è la nostra linea di indagine. Al momento, ripeto, stiamo vagliando tutto, non abbiamo tralasciato alcun indizio, però non abbiamo evidenze in tal senso. Intanto ieri si è registrato un accoltellamento a Scicli.
Accoltella un uomo in pieno centro a Scicli di fronte ad un bar. Immediata la segnalazione ai carabinieri della locale tenenza che intervenuti sul posto hanno subito avviato le indagini che hanno portato alla denuncia di un 28enne sciclitano per porto abusivo di coltello e lesioni personali. I fatti sono successi ieri sera in viale Primo Maggio. Sul posto, come detto, oltre ai carabinieri anche il personale del 118. Alla base dell'accoltellamento ci sarebbe, secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei militari dell'arma, una lite per motivi passionali tra due uomini, lite che ha fatto scaturire l'intervento del 28enne deferito, figlio di uno dei due litiganti. Il giovane è intervenuto a difesa del padre, ha scagliato un fendente nella schiena dell'altro uomo che è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale maggiore di Modica, dove si trova ricoverato con una prognosi di 20 giorni. Il giovane subito dopo è fuggito, ma i militari dell'arma lo hanno inseguito, trovandolo alcune ore dopo. L'operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero del giovane 28enne. Si è svolta questa mattina in prefettura a Catania un incontro per discutere del futuro dei lavoratori del CARA di Mineo. Sara D'Onzuso. Sono centinaia i posti di lavoro che si stanno perdendo per la chiusura del CARA di Mineo. Oggi una nuova protesta, innanzitutto per chiedere gli stipendi arretrati e poi per capire quale sarà il destino della struttura. Stamattina infatti si è svolto un vertice in prefettura alla presenza dei rappresentanti sindacali. Voi dite è stata calpestata la vostra dignità? È stata calpestata veramente la nostra dignità, perché noi da cinque anni, negli ultimi cinque anni, stiamo lavorando alle dirette dipendenze dello Stato, della Prefettura. E le cooperative non c'erano più, abbiamo una struttura di missione lì dentro che controlla tutto. E gli amministratori erano amministratori giudiziari, quindi in realtà siamo stati la longomano della Prefettura. Ci era stato assicurato che non ci sarebbe stata quella macelleria sociale che noi prevedevamo. Abbiamo avuto fiducia nell'istituzione, non abbiamo mai fatto una dimostrazione. Abbiamo mantenuto anche gli ospiti sempre calmi, malgrado le cose non vadano assolutamente bene, e la risposta qual è stata? Già oltre 300 sono stati buttati in mezzo a una strada, seguiremo noi, avremo quindi una perdita solamente di dipendenti, quindi diretti avremo una perdita tra i 450 e 500 persone. Abbiamo avuto riassicurazioni per una parte, ma non per tutti. Poi perché una di queste ditte ha già indetto il licenziamento per 37 persone, noi non possiamo permetterlo una cosa del genere, perché già è avvenuto, come dire, un grande disastro a settembre e a dicembre. Quindi noi abbiamo chiesto fortemente questo tavolo prefettizio per discutere del problema della mancanza delle retribuzioni e del futuro di questi lavoratori, ma abbiamo chiesto al terzo punto, che è il più importante, la sollecitazione, l'incontro al Ministero che noi abbiamo già avuto, che dobbiamo rivedere. La Sicilia è la prima tra le regioni italiane a creare un nuovo percorso diagnostico terapeutico per la prevenzione di complicanze cardiovascolari. La Sicilia è la prima tra le regioni italiane ad aver elaborato un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale in ambito cardio-oncologico. Prende il via dall'Assessorato per la Salute il primo percorso innovativo regionale in ambito nazionale, presentato oggi a Palermo, per i pazienti oncologici in trattamento con farmaci chemioterapici a rischio di complicanze cardiovascolari. Un provvedimento inedito in Italia per quanto riguarda l'assistenza dei pazienti che in alcuni casi sviluppano una patologia cardiovascolare mentre seguono il percorso di cura antineoplastico. Ogni anno in Sicilia vengono diagnosticati in media 22.667 casi di tumore, di cui 12.183, il 53,07% casi tra i maschi e il 46,3% tra femmine. La patologia oncologica ematologica determina ogni anno nell'isola una media di 40.348 ricoveri ordinari, di cui il 55% negli uomini e il 45% nelle donne. Sono invece 12.432 le persone che muoiono a causa di una patologia oncologica. In particolare il nuovo PDTA, cioè il nuovo percorso diagnostico terapeutico e assistenziale, definisce un programma di sorveglianza per limitare con maggiore efficacia l'eventuale effetto cardiotossico dei farmaci.
inizia ad emergere una Sicilia che non è fanalino di coda, ma che tenta di essere punto di riferimento anche per le altre regioni. Questo non vuol dire che siano finite tutte le grandi difficoltà, che le carenze siano venute meno, vuol dire però che c'è un percorso di avvicinamento verso standard che siano quanto più alti, sia dal punto di vista qualitativo che anche quantitativo delle risorse che vengono messe a disposizione del sistema. Nasce la nuova era della mobilità sostenibile a Ragusa, ieri la presentazione del progetto. Car and bike sharing, il noleggio veicoli, ZTL, piste ciclabili sono i mezzi che rappresentano la nuova frontiera per la mobilità sostenibile. A Ragusa la giunta HSI si è dotata del PUMS, il piano urbano di mobilità sostenibile, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e rendere più economico il servizio di trasporto. Quello pubblico oggi è veramente inaffidabile. Poche corse senza rispetto delle fasce orarie, con mezzi anche obsoleti e spesso senza manutenzioni. Ieri pomeriggio la Giunta, in sinergia con la Sisplana SRL, ha presentato il progetto alla cittadinanza nell'ambito dello stakeholder. In quel soggetto può proporre modifiche, miglioramenti, suggerimenti alla proposta che dovrà chiaramente essere condivisa con tutta la città e frazioni. L'idea è proprio quella di estendere il piano anche nelle zone rivierasche. È uno strumento che serve appunto tanto per dare un segnale di quanto una città sia sensibile nei confronti del tema della mobilità sostenibile e poi ecco, da qui nasce anche l'opportunità di ricevere dei contributi e finanziamenti. L'accesso ai contributi è l'obiettivo sul quale puntare per portare a termine il progetto nell'ottica di una migliore connessione viaria. Stiamo accedendo a dei finanziamenti sul car sharing, stiamo sottoscrivendo un protocollo per l'installazione di cabine di ricarica di automezzi elettrici, stiamo lavorando su una pianificazione del centro storico per confermare un certo tipo di ZTL che diventi significativa rispetto anche ai servizi di cui i cittadini hanno bisogno per raggiungere i luoghi di destinazione. La società Sisplan ha messo sul tavolo delle proposte mai avanzate a Ragusa, salvo solo nel 2016 con il car sharing, ma che già nel nord Italia sono diventate realtà. Uno è il trasporto pubblico, poi ci sono alcune piste ciclabili in più, di una serie di piste ciclabili già previste nei piani regolatori, cioè già previste dall'amministrazione. Quindi io mi sono preoccupato un po' di completare la maglia delle piste ciclabili, il car sharing che ha avuto un enorme sviluppo nelle grandi aree urbane italiane anche, significa noleggiare al momento un'auto che oggi con grazie all'utilizzo dello smartphone permette di geolocalizzare dove sono le auto, con lo smartphone si sbloccano, si utilizzano, lo smartphone permette poi di ricevere la fatturazione del pagamento. Quindi questa è un'altra proposta. ZTL nel centro storico superiore. L'assessorato regionale alle autonomie locali ha assegnato 500.000 euro al comune di Pozzallo per la riqualificazione della villa comunale. La giunta municipale ha approvato la deliberazione che dà gli indirizzi al dirigente responsabile del settore edilizia pubblica e alla manutenzione per adottare tutti gli atti progettuali ed amministrativi necessari per l'utilizzo delle somme ottenute da inviare al Consiglio Comunale per l'approvazione. Abbiamo più volte denunciato sui media il Far West nell'affidamento degli impianti ai privati nei settori dell'ambiente e dell'energia e oggi la regione siciliana si trova nuovamente al centro di una complessa inchiesta giudiziaria che parte dall'eolico. Non si può più stare a guardare, si passino al setaccio tutte le richieste degli impianti e soprattutto le autorizzazioni in itinere e quelle già concesse dagli uffici regionali. A sostenerlo e a chiederlo il Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento, è stato presentato in anteprima regionale il piano zero cani in canile a Comiso. Il randagismo da peso a risorsa sociale ed economica è uno degli obiettivi del progetto Zero Cani in Canile presentato in anteprima regionale stamattina presso la sala conferenza del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Il progetto, avvalendosi di una rete logistica e collaborativa a costo zero tra cittadini, volontari e istituzioni, si pone lo scopo di eliminare gradualmente la necessità della struttura canile
come tradizionale luogo di detenzione dei cani non padronali. Questo progetto è nato nelle scuole, in particolare all'Istituto Carducci di Comiso. Inoltre si è costituita una task force al fine di mettere in rete tutti i soggetti interessati, come uffici comunali, polizia municipale, ASP, volontari e associazioni di volontariato presenti sul territorio. Alla tavola rotonda stamattina, oltre al sindaco Maria Rita Schembari, presente Alessandra Nepote, presidente dell'AMPANA sezione territoriale di Comiso, e la dottoressa Francesca Toto, ideatrice del progetto. Il progetto lavora sull'origine, noi cerchiamo di arrivare a chi genera il problema, educarlo, lavorarci insieme e mostrare che è possibile un altro atteggiamento, atteggiamento che poi porta una serie di benefici anche di natura economica al territorio, perché è un territorio libero dal randagismo, è un territorio che si può proporre a livello culturale, a livello economico, a livello turistico, a più livelli. È uno strumento che prevede la collaborazione di tutti i cittadini, istituzioni, volontari, e è un progetto l'unico attualmente possibile, perché a costo zero e punta soprattutto sulla legalità, che è la cosa più importante. Se c'è legalità e c'è conoscenza, il randagismo si abbatte automaticamente. Il problema del randagismo, oltre a rappresentare un problema sociale, ha una ricaduta economica fortissima sulle casse del comune. Il comune di Comiso ha già aderito da diverso tempo al progetto, adesso si sta sviluppando in maniera concreta, si avviano praticamente quelli che sono i punti cardine di questo progetto, anche attraverso un sistema fiscale che possa in qualche modo incentivare la gente a prendere in adozione o installo dei cani, in modo tale da alleggerire la presenza di questi piccoli cuccioli presso i canili, ma allo stesso tempo dare ai cittadini che si mettono a disposizione un aiuto economico che possa garantire il sostentamento del cane stesso. Una seconda parte dedicata alla Pasqua e alle celebrazioni sacre che si stanno alternando in queste ore in provincia di Ragusa. Nello specifico parliamo del Gioia, iniziamo con il Gioia perché è una tra le feste più importanti, una tra le rappresentazioni sacre più importanti che si celebrano in terra iblea, e si terrà domenica e sarà uno dei tre eventi protagonisti della nostra lunga diretta. Ne abbiamo parlato con il parroco della chiesa, da dove dove viene custodito tutto l'anno il simulacro del Gioia, ovvero Santa Maria la Nova di Scicli. Allora iniziamo con il festeggiamento proprio della domenica di Pasqua, con il Gioia, e poi invece vediamo che cosa sta succedendo in queste ore. Gli sciclitani contano ormai le ore che li dividono dalla festa del Gioia, festa simbolo della Pasqua sciclitana, che inizia alla mezzanotte del sabato, prima con la resuscita, quando la statua del Cristo risorto, coperta da un drappo rosso, e alla mezzanotte cade, si innalza piano piano dal retro dell'altare fino ad apparire in tutto il suo splendore. La statua lignea del Cristo, opera settecentesca attribuita a Civiletti e custodita nella chiesa di Santa Maria la Nova, viene dunque portata in processione per le vie della città la domenica di Pasqua e fatta ondeggiare e ballare in segno di gioia per tutto il giorno sino a tarda ora. La mattina di Pasqua la festa inizia con la processione del Venerabile, accompagnato dalle istituzioni religiose, civili, militari della città. Al suo rientro, l'attesissima uscita del Gioia, portato a spalla da numerosi giovani che sollevano la statua alla massima altezza e le aste della portantina con le braccia gridando «Gioia, gioia, gioia». Poi nel pomeriggio il Cristo risorto viene sistemato nella chiesa del Carmine, da dove riesce la sera per riprendere il giro delle strade del centro storico, sempre accompagnato dalla banda musicale senza la quale non si muove. Insomma, fede e folklore che si fondono in un'area di feste e di gioia per la risurrezione del Cristo. In fondo gli apostoli che lo videro risorto furono riempiti di gioia, ecco che anche noi dobbiamo veramente vivere una Pasqua piena di gioia. E non a caso qui a Scicli il nostro Cristo risorto, che viene detto uomo vivo, è appunto il Gioia, dunque per cui la personificazione della gioia possa essere veramente per noi il vero momento della Pasqua eterna. Dunque auguri a tutti veramente di buona Pasqua, ma questa Pasqua che parta dal cuore e nonostante le tenebre la luce possa veramente risorgere e così splendere nell'eternità della nostra vita.
Anche quest'anno la festa del Gioia Scicli sarà trasmessa in Mondovisione dal gruppo editoriale Video Mediterraneo con una lunga diretta che prenderà il via alle 10 su Video Mediterraneo canale 11 in HD canale 511 e ancora in diretta streaming sul sito videomediterraneo.it e sulla pagina Facebook Video Mediterraneo. Come sempre potete interagire telefonando in diretta e augurando buona Pasqua ai tanti siciliani e non che ci seguono sparsi in tutto il mondo. Questo è quello che avverrà domenica, ma facciamo un salto non solo nel presente ma anche nell'immediato passato, perché questa mattina invece sono iniziate le celebrazioni ad Ispica del Giovedì Santo, Patria Culonna. I portatori, i fazzoletti rossi hanno iniziato a presidiare, possiamo dire, la chiesa già dalle prime luci dell'alba, quando sono state aperte le porte della chiesa. Proprio in quel momento hanno preso il via le celebrazioni, ma il momento clou, il momento più sentito si è avuto questa mattina, quando si è registrata la svelata della cripta che custodisce tutto l'anno il simulacro del Cristo flagellato alla colonna. Dopo l'apertura della cripta, il simulacro è stato traslato al centro della navata, poi nel pomeriggio la fuoriuscita la chiesa e l'inizio poi della processione che tuttora appunto sta continuando. Allora vediamo quello che è accaduto intanto questa mattina con la svelata. Quando si parla di Settimana Santa in Sicilia, in particolare nell'area eblea, non si può non menzionare il Giovedì Santo di Ispica, Upatria Culonna. Oggi rimbombava all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ogni anno viene promosso il culto e la celebrazione del Giovedì Santo. Il Giovedì Santo di Ispica, che vede protagonista anche il simulacro del Cristo flagellato alla colonna, una storia. Una storia bellissima quella della statua, una storia che è iniziata nella cava di Spaccaforno, da dove prende poi tra l'altro l'origine la città di Ispica. Quindi gli ispicesi sono direttamente collegati alla storia del Giovedì Santo, che è conosciuto in tutto il mondo, quello di Ispica, con il rito della svelata che state vedendo proprio in questo momento, che ha preso vita a metà mattinata di oggi. La città ha potuto abbracciare il simulacro del Cristo flagellato alla colonna. Tantissime le lacrime versate dai fedeli, noi abbiamo parlato con loro. Ero qua con mia nonna e quando l'ho visto è nata una cosa, un brivido dentro, e quindi ho capito che dovevo fare qualcosa. Infatti poi la stessa notte l'ho sognato e l'indomani mi sono iscritta nell'associazione e da lì è partito il mio cammino. Un futuro piccolo portatore? Sicuramente sì. Lui si chiama Issa e lei la mamma. E niente, oggi l'abbiamo voluto vestire in questo modo per il padre alla colonna. Il nostro ruolo praticamente è di aspettare tutti i fedeli che vengono, entrano in chiesa e fanno le loro offerte. Ci sono anche gli ex voto, come c'era, e anche negli ex voto vengono appesi dei soldi che poi vengono messi anche qui. Questo viene chiamato il tabarè. Una chiesa che si è presentata ovviamente riproponendo il colore rosso, il colore dei fazzoletti rossi, ovvero l'arciconfraternita che ogni anno promuove le celebrazioni e si spende nella riuscita delle celebrazioni, celebrazioni che durano per tutta la giornata del giovedì. Sicuramente sentito, perché la tradizione è molto forte nel popolo ispicese e infatti si ferma quasi tutto per venire alla festa del giovedì di Santo. Partecipate ogni anno a il... Certo, per 36 anni. Da 40 anni partecipiamo, una bella cosa. Bellissimo, assolutamente da vedere, ogni anno è impossibile mancare. No, è fantastico, è proprio emozionante. Da quanti anni partecipo? Tutti gli anni. Sto arrivando in questo momento da Rosolini, è una devozione. Ogni anno se l'aperto questa festa per me non mi sento ispicese.
E parliamo adesso di un'altra festa, definiamola così, un'altra festa religiosa, quella in onore a San Giorgio, non a Modica ma San Giorgio ad Ibla. In riferimento a San Giorgio diamo delle informazioni, dato che stiamo parlando di tutte le feste che oltretutto coinvolgono il nostro gruppo editoriale. Dopo la Pasqua nell'Iblei, la settimana successiva è la volta invece di San Giorgio a Modica. Dopo San Giorgio a Modica ci sarà San Giorgio ad Ibla. I festeggiamenti saranno il 31 maggio, l'1 giugno e il 2 giugno. La festa quella più importante, la festa appunto esterna, la festa che vede la processione del simulacro e poi lo spettacolo piro musicale. Intanto domenica, in riferimento a San Giorgio ad Ibla, ci sarà il rito della scinnuta. Domenica prossima, giorno della Santa Pasqua, a Ragusa Ibla prenderanno il via i festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio. La festa religiosa più suggestiva, più sentita dai devoti, in grado di attirare decine di migliaia di visitatori. Dopo la Santa Messa delle 19, che concluderà i riti pasquali, all'interno del Duomo sarà perpetuato un rito di grande suggestione, la traslazione del simulacro del santo dalla nicchia in cui viene ospitato tutto l'anno sino all'abside accanto all'altare, dove rimarrà per tutto il periodo dei festeggiamenti. Prima però la traslazione sarà effettuata anche per l'Arca Santa. Come sempre i fedeli accoglieranno questo singolare momento, quello della scinnuta, con grida di giubilo per manifestare la propria devozione nei confronti del glorioso patrono di Ragusa. Tra le navate dunque i primi momenti di festa, mentre la caratteristica ballariata renderà il rito ancora più coinvolgente. Il tutto sarà accompagnato dal suono dell'organo e dalla campana grande della Chiesa Madre. Sarà un modo insomma per dare il primo abbraccio al simulacro del santo, un evento molto atteso in modo particolare quest'anno perché ricorre il 376esimo anniversario da quando il martire è stato insignito del titolo di patrono della città di Ragusa. Domenica dunque alla scinnuta, che segna l'inizio della preparazione della festa esterna che quest'anno si terrà il 31 maggio, l'1 e il 2 giugno. Fervono intanto anche i preparativi per l'istituzione del comitato dei festeggiamenti da parte dei componenti dell'Associazione San Giorgio Martire e dell'Associazione Portatori, con la collaborazione del parroco Don Pietro Floridia. Il 23 aprile intanto si terrà la celebrazione liturgica. La responsabilità più grande per i componenti del comitato è quella di fare in modo che i festeggiamenti solenni in onore di San Giorgio possano essere riproposti nella maniera adeguata all'altezza della tradizione che caratterizza la devozione nei confronti di una figura sacra che per la città di Ragusa rappresenta moltissimo. Era l'ultimo servizio, grazie per averci scelto, buon proseguimento su Video Mediterraneo.